Siamo a Casalbordino e con le immagini di Andrea Berardinelli abbiamo visto cosa ha combinato il mare a causa dell'erosione della costa, mare che ha divorato la spiaggia ma anche parte degli stabilimenti balneari. Siamo con il sindaco di Casalbordino che ci dice un po' qual è la situazione in questa città che vive di mare. La situazione è drammatica. Dall'inizio del mio mandato ho sempre a alta voce richiesto un aiuto per questa spiaggia, una spiaggia che negli anni 70-80 era una spiaggia, oggi è un ammasso di pietre e di problemi vari. Ho chiesto ieri proprio lo stato di calamità per il comune di Casalbordino per quanto riguarda gli interventi urgenti a difesa a questo punto oltre delle strutture anche della viabilità, perché noi stiamo qua soltanto un pezzo della spiaggia, ma noi abbiamo un litorale di 3,5 km in cui c'è un'erosione continua e non mai stabilizzata. Noi parliamo col vicepresidente del SIB Confcommercio, ma i lavori inizieranno almeno per quel che riguarda le barriere? Allora, il Comune, grazie anche alla Regione Abruzzo che ha finanziato l'opera, intanto farà un intervento di emergenza. Si va a ricostituire la barriera, quella esistente, però il problema più grande è poi il ripascimento, cioè a noi servono dei finanziamenti immediati per fare ripascimento, come finiscono gli interventi, per poter farsi affrontare la stagione balneare prossima, perché in questo modo le imprese sono in ginocchio. Imprese che continuano a pagare tributi, tasse. Chiaramente si chiede anche finanziamenti per un intervento definitivo. Come ha detto già il sindaco in precedenza, Casalbordino è capofila del progetto Ancora. Quindi sono uno studio di fattibilità già fatto, hanno già idea, diciamo in modo generico, come affrontare il problema, servono solo finanziamenti. La questione dell'erosione e delle mareggiate riguarda non solo questa zona ma anche la parte più a nord. La nostra paura è quella di perdere tutte le nostre aziende, perché l'economia di Casalbordino si basa sul turismo. E qui vediamo che più si va avanti vengono fatte solo delle piccole manutenzioni senza fare un intervento strutturale che andrebbe fatto a monte. Noi diamo lavoro a tante persone, siamo all'ingresso di Punta d'Erci, io penso che all'interno della costa di Trabocchi questo sia uno dei comuni più importanti.